Tertulliano nel secondo secolo diceva: non si nasce cristiani, si diventa. Ed è nato il catecumenato, ecco. Poi per 17 secoli è stata così qua. Si nasce cristiani e non si può non esserlo. Immaginate che gioia. Certo, si nasceva cristiani, non si poteva non essere cristiani. Questo non ha impedito a noi e a tante persone di maturare un cammino di libertà dentro una situazione di fatto. Siamo stati fatti cristiani da bambini, ci è voluto tanto tempo perché facessimo nostra liberamente una cosa che ci era stata data così. Adesso com'è la situazione? Non si nasce più cristiani, salvo qualche eccezione che c'è ancora. Si può diventarlo e stiamo vedendo che si può diventarlo. Là dove ci sono dei testimoni gioiosi si può diventarlo. Ma non è più considerato necessario per vivere umanamente bene la propria vita. È diverso dall'epoca di Tertulliano. Oggi non si nasce più cristiani, si può diventarlo, ma le persone non lo considerano qui in Europa più necessario per vivere bene la propria vita. Ci sono altre modalità possibili per vivere umanamente bene. Intendo dire che c'è un sacco di persone, molte persone, che si impegnano per gli altri, si danno, si battono per la cura della terra, per una società civile più giusta, ma non si riferiscono alla Chiesa, semplicemente perché lo Spirito Santo ha capacità di azione anche fuori dai margini della Chiesa. È chiaro? E l'ha sempre fatto in tutte le culture nelle quali non si è mai sentito parlare di Gesù Cristo. Non è che lo Spirito Santo non c'era. C'era e come lavorava nel cuore delle persone, delle altre religioni. I semi del Verbo non li abbiamo mica custoditi noi qui nella Chiesa Cattolica. I semi del Verbo, il vento li ha sparsi in tutto il mondo, in tutti i cuori, in tutte le situazioni culturali. Qui, quindi, in Europa le cose dal punto di vista pastorale stanno più o meno come dice il proverbio africano. Fa più rumore un albero che cade della foresta che cresce. Sta cadendo un albero glorioso. Sta cadendo questo cristianesimo dell'obbligo, della tradizione, questo cristianesimo sociologico. Ma sta nascendo una foresta. La Chiesa rischia di essere tutta preoccupata del rumore dell'albero che cade. E che ci mobilitiamo tutti a tenere su questo vecchio albero che cade. In questo momento di transizione culturale in Europa, e termino il primo punto, e questo forse serve anche per la vita religiosa, anzi serve per la vita religiosa, la responsabilità che cos'è? Con una mano tenere su l'albero che cade, ma non con due. Bisogna che l'altra sia libera per poter favorire la crescita di questa foresta silenziosa che non fa rumore. Guardate, tenere su con una mano l'albero che cade e con l'altra curare le piantine che crescono è molto più disagevole che una volta quando eravamo tutti lì a coltivare il giardinetto dell'albero fiorente che avevamo lì. Il rischio che la custodia della tradizione,
di tutte le esigenze che la tradizione ci porta. Sequestri tutte le nostre energie è reale. Allora dobbiamo investire tutto per tenere su le opere che abbiamo, perché le abbiamo ricevute. E quindi tutte le vocazioni dei giovani le dobbiamo impiegare a riempire i buchi, perché quelle anziane non possono più tenerle. Il che nasce da una buona intenzione, ma alla fine si rivolta contro il carisma stesso. Perché c'è un appello forte dello spirito a coltivare una cosa nuova, che non è del tutto programmabile, bisogna prendere dei rischi, bisogna fare dei tentativi. Ecco, ciò che avviene a livello di cristianesimo in maniera più ridotta avviene all'interno di un carisma. Forse la responsabilità non è neanche quella di abbandonare tutto quello che abbiamo ricevuto, di cominciare l'avventura, anzi di sicuro non è neanche questa responsabilità. E qui ci sta il difficile compito del discernimento di che cosa vuol dire custodire una tradizione, distinguendo quello che è il nucleo ispiratore di un carisma dalle forme storiche che questo ha assunto. Non è la stessa cosa. E delle volte custodire il nucleo ispiratore di un carisma richiede di trasgredire le opere storiche con le quali questo ha preso forma. La forma storica che quel nucleo ispiratore ha preso era quella adeguata in un determinato tempo e in una determinata cultura. La fedeltà al nucleo ispiratore del carisma chiede ogni tanto, anche se questo è faticoso, dire di no alle abitudini, a ciò che abbiamo già fatto, a ciò che abbiamo già sperimentato, a ciò che è più tranquillo, a ciò che più è sicuro, per poter fare un'opera di discernimento e di dire oggi quel nucleo che ispira il nostro carisma chiede qualcosa di nuovo, che non dobbiamo del tutto inventare perché c'è già lo Spirito Santo che ce lo sta indicando, ma bisogna saperlo vedere. Fine del primo punto. Secondo punto riguarda questa conversione missionaria che Papa Francesco ci chiede. Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per l'evangelizzazione del mondo attuale più che per l'autopreservazione. La riforma delle strutture, che esige la conversione pastorale, si deve intendere in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita e favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Provo a ridirvelo proprio in breve. L'apporto nuovo di Papa Francesco rispetto al sinodo sulla nuova evangelizzazione che aveva preparato questo documento Evangelii Gaudium sta proprio nel termine riforma. È il termine riforma. Io ho partecipato come esperto al sinodo sulla nuova evangelizzazione e il risultato di quel sinodo è riassumibile in una parola: conversione personale, santità. Era un sinodo sulla nuova evangelizzazione.
ma eravamo in un momento molto delicato per la Chiesa. C'era a presiederlo Papa Benedetto XVI. 4 mesi dopo darà le sue dimissioni, ma aveva già deciso di darle. Papa Benedetto XVI ha seguito tutto il sinodo stando lì al tavolo, senza mai intervenire, se non la meditazione iniziale che ha aperto il sinodo e la celebrazione finale in Piazza San Pietro. Ma in quelle 3 settimane non ha detto una parola, ma ha sempre ascoltato. E c'erano 3 problemi grossi. Il giorno prima dell'apertura del sinodo si era concluso il processo a Gabriele, quello che aveva fatto uscire i documenti dal Vaticano. Avevano chiuso in fretta quel processo in modo che il sinodo potesse cominciare serenamente. Quindi sabato hanno chiuso il processo e la domenica c'è stata l'apertura e poi lunedì abbiamo cominciato i lavori. Noi eravamo in Vaticano, tutti lì. Erano tutte le lotte di potere interne al Vaticano, il potere. Nello stesso tempo Papa Benedetto XVI stava affrontando tutta la questione della pedofilia. Era scoppiato tutto questo tema. Ma nello stesso tempo era già tutto allo scoperto il problema dello IOR, della Banca Vaticana. Allora, guardate, il potere, il sesso e il denaro, che sono i 3 grandi peccati che la Chiesa rimprovera al mondo, erano tutti in Vaticano. Erano tutti lì. E per 3 settimane, all'interno dell'Assemblea, pesavano. Non se ne parlava apertamente, se non nei corridoi e a tavola. Ma il clima era quello lì. Come parlare di nuova evangelizzazione in termini di rinnovamento dei mezzi, dei media, dentro una situazione di questo tipo? Fu un sinodo molto efficace, perché alla fine l'unica cosa che fu detta nel messaggio finale fu che non dobbiamo pensare che l'evangelizzazione sia un problema di comunicazione, di mezzi, eccetera. Essa riguarda prima di tutto la Chiesa stessa, a partire da noi vescovi. Se non ci sarà una reale conversione di ogni singolo membro della comunità ecclesiale, non ci sarà nuova evangelizzazione. Questo a grandi linee fu il risultato del sinodo sulla nuova evangelizzazione. L'appello alla santità. Papa Francesco non era presente a quel sinodo, ma lo ha portato a compimento, dicendo esplicitamente quello che non avevamo osato dire, mi metto anch'io, dentro il sinodo, perché eravamo davanti a un Papa che era affranto da queste situazioni. E il termine comunque che a tavola si sentiva era riforma delle istituzioni. Evangelii Gaudium chiede 2 cose. La conversione personale di ogni testimone, ma chiede la riforma di tutte le strutture. Capite questa questione? Perché? Perché la parola più forte che la gente ascolta non è solo quella della santità della singola persona, parlano le strutture, lo stile, il modo di organizzarsi, il modo di vivere insieme, il modo di gestire l'autorità, il modo di valorizzare all'interno della comunità ecclesiale tutti i carismi e i ministeri, il posto reale che viene dato alla donna nel prendere le decisioni interne alla Chiesa. E queste sono le strutture, capite? È vero che delle volte le persone ci incontrano e ci dicono: ma sì, ma tu sei così,
tu come persona sei così. Però guarda, la struttura parla, conferma o smentisce quello che il testimone annuncia. Capita anche nella vita religiosa, sapete, che una giovane venga affascinata alla vita religiosa da una sorella che testimonia la propria gioia, la accompagna. Poi quando questa entra nelle nostre strutture, sente che è un doppio linguaggio. Cioè sente che non è vivibile all'interno della struttura il sogno che gli è stato trasmesso da una testimonianza, che anzi le strutture qualche volta contraddicono questa testimonianza stessa, non mi permettono di vivere quello che ho intuito come un valore. Non sono ingenuo. Ogni struttura, per forza di cose, proprio perché realizza concretamente e storicamente, invita a porre il sogno in contatto con la realtà concreta della vita e quindi è utile. E quindi c'è un addestramento, pensiamo al noviziato, c'è una mediazione da assumere, c'è la fatica della storia, dello stare insieme, del portare avanti una missione insieme, questo è saggio, questo è bene, cioè i sogni, la realtà va assunta fino in fondo, con le lentezze, le fatiche, quindi c'è una parte di questo che è sana, educativa, è fondamentale, vengo introdotto gradualmente a far sì che il mio sogno faccia i conti con la realtà e assuma fino in fondo la realtà. Questo è sano e questo fa parte della maturazione. La realtà è più importante dell'idea, dice Vangeli Gaudio. Ma fino a un certo punto, perché se le istituzioni, le mentalità, le abitudini sono talmente irrigidite da impedire qualsiasi spazio di idealità, di rinnovamento, di rischio, di riforma, allora a questo punto è la struttura che invece che educare il sogno e diventare la via pratica per metterlo in atto, la struttura, ma intendo le strutture non solo gli edifici, è la testa, le mentalità, il modo di concepire la vita religiosa, di pregare insieme, di organizzare le nostre giornate. Se tutto questo è talmente rigido rispetto a un nuovo che entra, il nuovo che entra deve assoggettarsi a un addestramento, perché il carisma nessuno se lo costruisce da sé, lo ereditiamo, c'è un tempo di addestramento. E chi è più anziano deve trasmettere a chi è più giovane questo patrimonio simbolico che è del proprio carisma. E io non posso entrare in una congregazione e pretenderla di reinventarla, d'accordo? Quindi questo è importante. Ma chi addestra a un carisma deve lasciarsi riformare dal nuovo che chi entra porta come dono dello Spirito. Altrimenti è la fine di quell'istituzione. Altrimenti ingabbiamo lo Spirito Santo. Questo è difficile da fare, tocca tutta la questione della formazione iniziale, della formazione permanente, eccetera. Ma non vale per il giovane, solo per il giovane e il vecchio. Vale per l'europeo e l'asiatico. Per l'europeo e l'africano, per l'europeo e latinoamericano. Ogni cultura è nuova rispetto alla forma in cui il carisma ha preso forma storica, europea. Parlerete dell'interculturalità, mi pare, l'addomani. L'interculturalità non è
solo un problema, è anche un problema da gestire, ma è una grandissima opportunità. Il carisma, nato in un determinato momento storico e in una forma europea, ha parlato per tanto tempo in quella modalità e ha parlato la lingua europea. Per lingua intendo dire mentalità, modo di vedere le cose. L'arrivo di una nuova cultura fa cantare il carisma di melodie che non aveva mai potuto esprimere. Se lo lascio cantare, però. Vuol dire che una cultura asiatica, africana, latinoamericana, vedono elementi del carisma che proprio grazie alla loro cultura sono visibili, mentre non lo sono per chi ha sempre vissuto dentro un determinato. Quindi, giovane e vecchio, europeo e di altre culture, sono proprio gli elementi capaci che hanno la possibilità di mantenere sempre vivo il carisma e esplicitarlo sempre di più in profondità. Va bene? Questo suppone la disponibilità alla conversione non solo delle singole persone, ma di tutte le strutture. È finito il tempo, sapete, che delegavamo ai superiori, al Consiglio Generale, al Provinciale, al Consiglio Provinciale, il compito di questo tipo. A noi bastava essere santi personalmente. Al resto ci pensavano i superiori. Adesso bisogna che insieme operiamo un discernimento, e certo il capitolo generale è il tempo massimo di questo discernimento, dove vengono azzerate tutte le autorità formali. Ci si mette tutti in ascolto e si prova a sentire ciò che lo spirito ci sta dicendo, lo si confronta accettando la fatica del dialogo intergenerazionale e interculturale, perché il carisma possa riprendere vita, fiato e poter indicare anche a tutta la congregazione i passi da fare per operare questa conversione degli otri, condizione perché il vino nuovo che c'è nel carisma possa liberare il suo profumo. Capite la questione della conversione? Parlano di Vangelo non soltanto e non soprattutto le singole persone, ma la forma, per cui si parla di riforma, che una chiesa si dà, una comunità religiosa si dà, perché queste parlano senza parole e sono più convincenti. Che fu lo stesso stile di Dio, il quale si è rivelato a noi con parole e eventi intimamente connessi. Gaudium et Spes. Dio è credibile perché si rivela a noi con parole e eventi intimamente connessi, non contraddittori. Ciò che lui dice con le parole lo mette in atto e ciò che mette in atto lo esplicita con la parola. Fine del secondo punto. Terzo punto, poi facciamo la pausa. O facciamo la pausa adesso. Avete ancora fiato? Sì. Il terzo punto è la visione di fede che abbiamo e quindi di evangelizzazione. E questo proprio è ciò che c'è dietro, in filigrana, dietro Evangelii Gaudium, ma è tutto lo stile di Papa Francesco. C'è una convinzione fondamentale, che lo Spirito Santo è già stato diffuso in tutti i cuori. La Pasqua del Signore non è stata riservata ai cristiani, ma la sua morte e risurrezione ha già misteriosamente raggiunto tutti.
prima che noi partiamo a fare la missione. Il testo di stamattina è chiarissimo, che lo Spirito Santo ha mandato Filippo sul carro, ma quando Filippo è arrivato sul carro ha già trovato lo Spirito Santo che l'aveva preceduto, ed era quell'inquietudine interiore che quell'uomo eunuco aveva, senza la quale Filippo non avrebbe fatto nulla. E questo è il paradosso: lo Spirito Santo invia alla testimonianza, ma questa può avere efficacia solo perché lo Spirito Santo è già là silenziosamente, ci vuole qualcuno che dia parole a ciò che è già dentro tutte le persone. La Chiesa non trasmette la fede, la testimonia. L'unico che può portare alla fede le persone, l'unico evangelizzatore competente è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo genera la fede, è l'unico che può aprire la libertà delle persone e renderle disponibili alla grazia della Pasqua. Quindi, se noi abbiamo fiducia e tranquillità quando testimoniamo, è perché sappiamo che c'è già una grazia prima che è stata diffusa in tutti i cuori. La grazia prima, più originale del peccato originale, è dentro ogni persona umana. Allora posso partire. C'è una grazia prima. E quale sarà il compito del nostro annuncio? Suscitare la grazia seconda. Che cos'è la grazia seconda? Che cos'è la grazia prima? La grazia prima è la fiducia nella vita, il sentirsi in qualche modo già custoditi, si chiama speranza. Ecco, manca la grazia prima in quelle persone che non hanno più speranza. Allora lì veramente la speranza nella vita. E cos'è la grazia seconda? Il riconoscimento esplicito del Signore Gesù come sorgente del senso ultimo della vita. Noi siamo stati raggiunti dalla grazia seconda. Siamo chiamati a testimoniare a tutti che hanno già la grazia prima, anche le situazioni che ci sembrano più lontane, basta saper vedere, c'è già una grazia prima che lavora. Siamo chiamati a testimoniare il volto e il nome del Signore Gesù. Vi leggo Gaudium et Spes numero 22. Cristo infatti è morto per tutti. Cristo infatti è morto per tutti. E la vocazione ultima dell'uomo è effettivamente una sola, quella divina. E perciò dobbiamo ritenere, quando un concilio dice e perciò dobbiamo ritenere, è un concilio che lo dice, è dogmatico. E perciò dobbiamo ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale. È molto forte questa affermazione. Cristo è morto per tutti, la vocazione di tutti è una sola, essere figli di Dio. Perciò dobbiamo credere che lo Spirito Santo a tutti dà la possibilità di entrare in contatto nel modo con cui lui sa con il mistero pasquale, non con una religiosità generica. Tutti entrano in contatto con il mistero pasquale, anche se non lo sanno. Va bene?
Perché il nostro Dio è fatto così, non ha riservato a qualcuno la sua grazia. È morto per tutti. Per questo motivo noi dobbiamo riconoscere che c'è già in tutti una fede elementare. Dobbiamo anche concludere, o semplicemente constatare, che si può essere umani, si può vivere la vita senza arrivare al riconoscimento esplicito del Signore Gesù. Se siamo coerenti, dobbiamo dire che anche una persona che non arriva a conoscere Gesù e aderire a Lui, oppure lo conosce ma non aderisce a Lui per tanti motivi, uno può essere la sua educazione, la storia che ha avuto, le esperienze negative che ha fatto con i preti, con la Chiesa, è il problema dei terreni, è il problema dei terreni, dei condizionamenti che qualcuno ha. Dobbiamo dire che la maggioranza della gente non arriva a riconoscere esplicitamente il Signore Gesù. Però sappiamo che lo spirito della Pasqua del Signore Gesù è in quelle persone, misteriosamente, anche con le persone che sono state più colpite dalla vita, che sono in situazioni di disagio, che sono nelle carceri. Guardate, quando le si incontra, voi lo sapete meglio di me, c'è uno spessore di umanità incredibile, proprio là dove si direbbe che c'è solo miseria, là c'è lo spirito che lavora fortemente. Possono essere di altre fedi, possono essere persone agnostiche, possono addirittura essere persone atee o comunque che ce l'hanno con la Chiesa. Ma perché? Dovremmo riflettere un po' di più sul fatto che Dio stesso, il Dio di Gesù Cristo, ha deciso di non rendersi necessario. È Lui che ha deciso di non rendersi necessario. Cioè, è colui che è sempre disponibile e mai si impone, si dispone sempre e mai si impone, è sempre presente, totalmente discreto, non ha mai legato il suo amore al riconoscimento. Questo fa parte della natura stessa del Dio che noi annunciamo. Potremmo noi smentire questo stile rendendo necessaria l'evangelizzazione se il nostro Dio che noi annunciamo è Lui che ha voluto essere non necessario, ma totalmente gratis, totalmente gratuito? E proprio questo è il senso della Pentecoste, il dono dello Spirito. Il risorto sottrae la sua vicinanza fisica perché sia possibile la sua presenza interiore, lo spirito. Una presenza nella forma della discrezione assoluta, della disponibilità senza necessità. Questa affermazione di una fede non necessaria, la fede cristiana, non è necessaria per poter godere dell'amore di Dio, del Dio di Gesù Cristo. Non è necessaria l'adesione esplicita a Lui perché Lui non lega il suo amore al riconoscimento delle persone. Le ama tutte così come sono. E questa affermazione per noi che abbiamo conosciuto e incontrato il Signore Gesù non significa affatto che Gesù Cristo non sia necessario. Fuori di Lui non c'è salvezza, ma che l'adesione esplicita a Lui non condiziona il suo amore e quindi la disponibilità della sua salvezza. Li ama e li salva ugualmente anche se non arrivano a riconoscerlo. Vi sto tirando via da sotto i piedi tutte le ragioni dell'evangelizzazione, almeno quelle su cui noi per un certo tempo
campo abbiamo fondato, ma proprio avere il coraggio di tirar via questo ci permette di rifondarla su un'altra modalità completamente diversa, che è quella che vi dico fra poco, e poi facciamo la pausa. Quando io dico queste cose vedo impallidire, soprattutto se ci sono vescovi e preti. Sapete perché? Perché l'affermazione che Gesù Cristo non si è reso necessario vuol dire uguale la Chiesa non è necessaria. Allora, non è tanto un problema della fede, è un problema di capire che non siamo necessari, che siamo servi inutili. Ma non che non serviamo a niente. E allora dovremmo rimettere un po' bene a fuoco qual è il senso dell'annuncio e dell'evangelizzazione. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1257, ha una bellissima espressione che riguarda il battesimo. Ve lo leggo. Dio ha legato la sua salvezza al sacramento del battesimo. Tuttavia, egli non è legato ai suoi sacramenti. Vi piace? Dio ha legato la sua salvezza al sacramento del battesimo. Vuol dire che per chi lo incontra, questa è la strada. Però lui non è legato ai suoi sacramenti e quindi raggiunge le persone anche attraverso una via che non riguarda i sacramenti. Siamo nell'ortodossia perché è il catechismo della Chiesa Cattolica. In tutti c'è una grazia prima, in qualcuno c'è una grazia seconda. In tutti c'è una fede elementare, in qualcuno c'è una fede del discepolo. In qualcuno, una minoranza. Noi siamo tra quelli che sono stati raggiunti dalla grazia seconda. E quindi abbiamo aderito esplicitamente al Signore Gesù. A questo punto però sorge una domanda con la quale concludo la prima parte. Ma se la fede allora non è di per sé necessaria per avere l'amore di Dio, tra parentesi, Madre Teresa di Calcutta ha scritto, poi se volete ve lo leggo, noi sorelle non facciamo mai niente per convertire le persone al cristianesimo, ma aiutiamo tutte le persone così come sono e desideriamo che ciascuna segua la propria religione, perché se ognuno segue fino in fondo la propria religione ci incontreremo tutti in Dio. Che lo chiamiamo Buddha, che lo chiamiamo Maometto, che lo chiamiamo Allah, che lo chiamiamo Dio, questo ha una importanza relativa. Ciò che conta è che ci amiamo, perché Dio è amore. Se tutti ci amiamo, tutti ci ritroveremo in Dio. Coraggiosa, eh? Un teologo non potrebbe mai scrivere una cosa del genere, perché avrebbe finito di insegnare teologia. Ma una religiosa può dirlo, perché una religiosa vede il risultato finale della storia, quando tutte le strade saranno ritenute provvisorie, compreso quella della Chiesa, che sarà una strada maestra, ma resta una strada provvisoria, perché camminiamo tutti verso il regno di Dio, quando Dio regnerà in tutti i cuori. Questa è una religiosa che sa vedere il punto di arrivo e si pone già ad anticipare in qualche modo il risultato finale. Ma allora, l'evangelizzazione è secondaria? No, proprio se la fondiamo su quello che abbiamo appena detto, è più necessaria del necessario. Quando io ero piccolo è entrato nella mia classe un missionario comboniano.
andiamo indietro nel tempo, il quale aveva una grande cartina del mondo e tutti noi bambini eravamo là che guardavamo questa grande cartina del mondo, la quale era tutta divisa a colori. Allora, c'era la parte gialla che riguardava le religioni orientali, poi c'era la parte verde che era tutto l'isla, poi c'era la parte rosa che riguardava tutte le religioni animiste, eccetera, e poi c'era la parte rossa che era quella del cristianesimo. E lui diceva: qual è la nostra missione? Rendere rossa tutta la, tutto l'universo. E io mi sono entusiasmato e ho chiesto di essere missionario subito, che voleva dire battezzare tutti. E poi mi hanno detto che non ero adatto e mi è andata male. Erano molto semplici le cose. Vedete che tipo di ecclesiologia c'era, che visione c'era? Extra ecclesia, nulla salus. Eravamo nel 58, io avevo 6 anni, così sapete la mia età. Il concilio ha operato, abbiamo letto Gaudium et Spes 22, vero? Cambiato il rapporto con le altre religioni, ma cambiato il rapporto con le altre confessioni cristiane. Ci rendiamo conto che i semi del Verbo sono dappertutto, che la Chiesa è un sacramento, segno e strumento dell'unità e dell'amore di Dio per l'uomo e dell'unità del genere umano. Ecco questa nozione di segno, di segno efficace dentro la storia, di questa lampada che brilla a favore di tutti. Ecco, sono cambiate le cose profondamente. Una volta erano più semplici, dovevamo battezzare tutti e quindi il compito era chiaro. Adesso ci vengono a dire che Dio agisce in tutte le persone e allora siamo spiazzati. Allora che cosa? Non abbiamo più senso? Non siamo più così necessari? Eh sì, è sano poter dire che non siamo più così necessari, che lo Spirito Santo passa attraverso di noi ma non è legato a noi. Passa attraverso la Chiesa ma non... ma sa andare anche fuori. È donato nei sacramenti, soprattutto all'iniziazione cristiana, ma non è legato ai sacramenti, come abbiamo sentito dire. E allora? Abbassa questo il nostro desiderio di missione, ma il contrario, paradossalmente. La fede non necessaria, nel senso che abbiamo detto, rende l'evangelizzazione ancora più necessaria. Perché? Per 3 motivi. Il primo ce l'ha spiegato Paolo VI in Evangelii Nuntiandi numero 80, il quale dice: non sarà inutile che ciascun cristiano e ciascun evangelizzatore approfondisca nella preghiera questo pensiero. 2 punti. Gli uomini potranno salvarsi per altri sentieri, grazie alla misericordia di Dio. Paolo VI sa, gli uomini potranno salvarsi per altri sentieri, Gaudium et Spes 22, benché noi non annunziamo loro il Vangelo. Ma potremmo noi salvarci se per negligenza, paura, vergogna, quello che Paolo definisce arrossire per il Vangelo, o in conseguenza di false idee, trascuriamo di annunziarlo? La prima ragione, Paolo VI ci dice, dobbiamo annunciarlo non per salvare gli altri, ma per salvare noi stessi. E perché? Che cosa intende dire? Non è banale questa cosa qua. Se tu che sei stato raggiunto dalla grazia seconda, e quindi sei un privilegiato agli occhi di Dio, non sei pieno di gioia e non la testimoni perché tutti possano godere della gioia che c'è in te, vuol dire che non è andata a segno in te la grazia seconda. Tu sei stato oggetto di doppia grazia, ma se tu la tieni sotto il moggio e non la testimoni, vuol dire che non ha fruttificato in te. Quindi la domanda è non se si salveranno gli altri, ma se tu non annunci, non testimoni,
devi chiederti chiaramente, seriamente nella preghiera se ti salverai, perché chi ha più ricevuto più è chiamato a dare. È chiara la ragione. Lo facciamo, è necessaria, ma è di quella necessità intrinseca, capite? Non è la necessità di un dovere. Siamo nel campo della grazia, della gratuità. Non possiamo tenere dentro di noi un dono così prezioso che abbiamo ricevuto. Se lo teniamo lì vuol dire che non l'abbiamo ricevuto. Vuol dire che siamo stati impermeabili alla grazia seconda. Questo ce lo diceva Papa Francesco, Papa Paolo VI. Ma prima di lui, Giovanni, l'Evangelista, nella prima lettera ci aveva detto un'altra cosa, un'altra ragione. Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto, ciò che le nostre mani hanno toccato, cioè il verbo della vita, che vuol dire? L'incontro che abbiamo avuto con Lui, l'abbiamo visto, udito, toccato, ciò che abbiamo contemplato, vuol dire dopo la risurrezione, La contemplazione vuol dire il ritornare costantemente su quell'incontro primordiale, perché senza contemplazione si spegne il dono iniziale. Quindi udito, veduto, toccato, contemplato, cioè meditato, che cos'è il verbo della vita, che vuol dire? Cioè ciò che ci ha dato vita, quella parola che ci ha resi pieni di vita, che ci ha dato gioia, noi non lo teniamo per noi, ma lo annunciamo anche a voi, perché siate in comunione con noi. Ma la nostra comunione è con il Padre e il Figlio. E l'ultimo pezzo dice la ragione. Perché? Non dice perché siate salvi, non dice perché entriate nella Chiesa, ma perché la nostra gioia sia completa. Che vuol dire? Che manca qualcosa alla nostra gioia finché questa gioia non è anche la gioia degli altri. Allora, ed è la seconda ragione. La seconda ragione è un eccesso di gratitudine. Per cui se vivo una cosa bella, io la devo comunicare. E sono parzialmente infelice fin quando anche gli altri che incontro non possano godere di questa grazia seconda che io ho ricevuto. La prima ragione quindi è quella di Paolo VI, vuol dire che lascio spegnere in me, ma la seconda è l'amore, la carità, perché il massimo atto di carità sta nel dare alle persone ciò che di più prezioso abbiamo. Non pensiate che il massimo atto di carità sia di dare dei soldi a una persona, di trovargli un lavoro, è di dargli il senso della vita. Questo è il massimo a cui possiamo, anche se queste persone rimarranno povere, anche se siamo di fronte a un malato terminale, è molto più importante potergli dare il dono del Vangelo che la guarigione. Facciamo poi di tutto perché possa vivere, eccetera, però non è questo il dono più prezioso. E poi c'è la terza ragione, che è quella che ci dice in Evangelii Gaudium, che è bellissimo, un passaggio al numero 264, poi 65 e 66. L'entusiasmo nell'evangelizzazione si fonda su questa convinzione. Papa Francesco è: abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. Ecco, applicate questo al vostro carisma. Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non può manipolare né illudere. Suppone che noi non ci sentiamo manipolati e non siamo stati illusi. È una risposta che scende nel più profondo dell'essere umano e che può sostenerlo ed elevarlo. È la verità che non passa di moda, perché è in grado di penetrare là dove nient'altro può arrivare. E adesso sentite questo passaggio, che è la ragione che sostiene Evangelii Gaudium. Non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù e non conoscerlo. Non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni.
non è la stessa cosa poterlo ascoltare o ignorare la sua parola. Non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, riposare in lui o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con Gesù diventa molto più piena e che con lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. È per questo che evangelizziamo, non per salvare le persone, ma perché non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa una vita affidata alla grazia prima e non è la stessa cosa una vita affidata alla grazia prima e alla grazia seconda, cioè conoscere Gesù, dialogare con Lui, sentirsi accompagnato da Lui, conoscere il Vangelo, stabilire le relazioni umane ispirate al Vangelo, costruire la società e la storia con quello che ci è donato da Gesù stesso, non è la stessa cosa. Noi non evangelizziamo per salvare gli altri, ma per salvare noi stessi. Noi evangelizziamo non per necessità ma esterna, ma perché è una necessità interna alla nostra gioia, alla quale mancherà sempre un pezzettino fin quando non sarà una gioia anche degli altri. Noi non evangelizziamo perché sia indispensabile il Vangelo per vivere umanamente la propria vita, ma sappiamo che poterla vivere con la grazia del Vangelo non è la stessa cosa. Non fondiamo più dunque la missione sulla necessità, ma fondiamo la missione su un eccesso di riconoscenza per una grazia eccessiva che ci è stata data e che non possiamo tenere per noi. Questa prospettiva della gratuità dell'annuncio è l'unica credibile in questo contesto culturale. Non è più il dovere che convince le persone, non è più la necessità, ma è la testimonianza della gratuità, il non necessario ma determinante. Togliere la fede cristiana dal necessario non è renderla superflua, anzi è renderla più che necessaria, è renderla non necessaria, quindi non essere obbligati, ma determinante. Quando mi raggiunge cambia il colore della mia esistenza, e questo per un di più di grazia che ha un effetto di un di più di gratitudine, di riconoscimento e quindi anche poi di impegno e di gratuità. Ci fermiamo qui.